Buonasera, benvenuti a questa edizione del sabato del TG Occhio alla Notizia. Apriamo con due brevi di cronaca, andiamo a Mondavio per un furto da 25.000 euro la notte scorsa in una filiale della Banca Marche a Mondavio, dove due banditi hanno fatto saltare il bancomat con l'acetilene. Una telecamera ha inquadrato due uomini allontanarsi dall'istituto di credito, ma le immagini sono molto sgranate e non saranno molto utili alle indagini condotte dai carabinieri. La banca è al piano terra di una palazzina isolata che ospita altri uffici. L'assalto è avvenuto alle 3.50. Ed ora guardate questa fotografia scattata da un nostro lettore, perché sembra un parcheggio poco ortodosso a ridosso della pista ciclabile. In realtà si tratta di un incidente avvenuto intorno alle ore 16. Anche se intervenuto il 118, pare che non ci siano state conseguenze per il suo conducente, che però ha perso il controllo in modo del tutto autonomo, senza il coinvolgimento di terze persone. Per i rilievi del caso sono intervenuti i vigili urbani di Fano. Domani, domenica 25 maggio, è giornata di voto per gli elettori che si recheranno nei 408 seggi della nostra provincia. Ricordiamo quindi come si vota. Il cittadino può esprimere il proprio voto in tre modi diversi: tracciando un segno solamente sul simbolo di una lista, assegnando in questo modo la propria preferenza alla lista contrassegnata e anche al candidato sindaco da quest'ultima appoggiato. La seconda modalità è quella del tracciare un segno sul simbolo di una lista, eventualmente indicando anche la preferenza per uno dei candidati alla carica di consigliere appartenente alla stessa lista e tracciando contestualmente un segno sul nome di un candidato sindaco non collegato alla lista votata. Così facendo si ottiene il cosiddetto voto disgiunto. La terza modalità è quella del tracciare un segno solamente sul nome del sindaco, votando così solamente per il candidato sindaco e non per la lista o le liste a quest'ultimo collegate. Nel caso in cui l'elettore decida di esporre sulla lista due preferenze, scrivendo il cognome dei candidati prescelti, la legge prevede che queste debbano riguardare candidati di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza. Per tutto l'elenco completo dei candidati in consiglio comunale è possibile visitare il nostro sito internet www.occhioallanotizia.it. Inoltre, domani, occhio alla tessera elettorale, perché se gli spazi del timbro che attesta la partecipazione al voto sono esauriti, per le europee e le amministrative di domani dovrebbe essere emesso un duplicato della tessera stessa. La tessera elettorale, infatti, introdotta nel 2011, rimane valida fino a quando non sono esauriti tutti i 18 spazi utili per il timbro che accerta l'avvenuto esercizio del diritto di voto. Presentato dal Comune di Fano il calendario eventi, oltre 500 sono gli appuntamenti spalmati in un lasso di tempo che arriva fino a febbraio 2015, includendo il carnevale prossimo. La realizzazione del calendario eventi vede la collaborazione di più assessorati, oltre a quello alla cultura, l'assessorato al turismo e quello allo sport, oltre che alla ormai consolidata collaborazione con le associazioni che da tempo interagiscono con il comune. Il clou si avrà nei mesi di giugno, luglio e agosto, confermati anche eventi storicamente radicati da sempre che caratterizzano il periodo estivo, come il carnevale estivo appunto nella prima settimana di agosto, la Fano dei Cesari ed eventi culturali molto amati come Fano Jazz by the Sea, gli incontri con il coro polifonico, i concerti d'organo a Santa Maria Nuova e il Fano Film Festival. Il primo appuntamento, che segna il via simbolico alla stagione calendaristica, è il 31 maggio presso l'Anfiteatro Rastad per issare la bandiera blu, di cui anche quest'anno Fano può fregiarsi. Nel vasto panorama di festival estivi, uno si distingue fra tanti per la particolare concezione che sta alla sua radice: unire il territorio, i suoi luoghi più caratteristici e ameni alla spiritualità dell'individuo e unire il tutto con la convivialità. Si chiama Ville e Castella, Spiritualia, Festival dello Spirito e delle Cose nella provincia di Pesaro e Urbino. 35 giorni nei quali visitiamo 12 comuni diversi, viaggiamo all'interno di tutta la provincia con tantissimi spettacoli. La cosa importante è che riusciamo a mettere insieme moltissime entità differenti,
facendo un programma che è molto vario. Si parte dalla musica klezmer per finire con il tango argentino, con un gruppo che è in tournée in Europa durante quel periodo, quindi verrà da noi il 20 luglio a Mondavio, dove chiudiamo il programma, e in mezzo ci sarà della world music, ci sarà del rebetico greco, ci sarà della musica tipo Giulia Kenta, Sant'Andrea di Suasa con il suo violoncello, che sarà strepitoso. Ci saranno anche però delle bellissime conferenze che saranno dedicate alla spiritualità in varie accezioni, ma con anche nomi molto importanti, dai nomi più noti, televisivi se vogliamo, Augias, Corona, Cardini, lo stesso Cardini, ma anche nomi forse meno noti, ma alla stessa maniera interessanti, con delle conferenze molto curiose. E la cosa importante è la riscoperta anche del territorio. Vorrei spendere una parola sull'inizio del festival, sulla prima conferenza, che c'è un giornalista e scrittore del Sole 24 Ore, Francesco Antonioli, che ha fatto questa indagine e ricerca sugli ultimi eremiti che ci sono in Italia, in Europa e nel mondo. E ha scritto un libro che si intitola Un eremo è il cuore del mondo, riprendendo un pochino il libro di Adriana Zarri, Un eremo non è un guscio di lumaca. È un libro che ho letto ed è bellissimo, e quindi sono particolarmente curioso di conoscerlo e di sentire la sua conferenza. Poi da lì al 20 di luglio, che è la chiusura del festival, sarà un continuo crescere. Quest'anno ci sono tre luoghi assolutamente nuovi, mai toccati precedentemente. Uno è il santuario di Santa Maria delle Stelle di Monte Martello della Smirra. È un santuario che ha colpito il nostro immaginario da sempre, perché è isolato, molto isolato, pur tuttavia è monumentale nell'architettura e anche dal punto di vista decorativo, artistico, pittorico, è molto molto importante. Altra località nuova, il centro buddista Dharmatriana, si trova anche questo sulle alte colline tra Frontone e Pergola, è un luogo carico di spiritualità ovviamente. Noi portiamo qualcosa di affine dal punto di vista della ricerca spirituale, cioè parleremo di Gurdjieff con una conferenza e un concerto. Altra novità, una cantina, la cantina Terra Cruda a Frate Rosa, e lì riusciremo a parlare proprio di vino con una proiezione di un film e una conferenza ad hoc. Arrivata la sua 35esima edizione, la festa della mietitura di Falcineto, iniziata nella giornata di oggi ma che vede il suo apice nella giornata di domenica. Ricco il programma di questa due giorni nel mondo agricolo. Rievocazione della falciatura e trebbiatura d'epoca con macchine storiche, esposizione di trattori d'epoca e prove di aratura in campo. Musica popolare e buon cibo completano il tutto. Sabato domenica c'è questa festa che c'è da 35 anni, che è stata inventata da mio padre, che è Nicola, che è uno dei soci fondatori della cooperativa. La festa ha avuto varie locazioni, è partito all'inizio da dove erano gli uffici una volta, che adesso ci sono gli appartamenti, poi è stato fatto vicino alla nuova sede della cooperativa, poi al CODMA, e adesso gli ultimi anni viene fatta qui, c'è l'esposizione dei motori vecchi e nuovi. Questi giorni c'è anche una rievocazione storica, mi sembra. Sì, della mietitura, ci sono persone che l'hanno fatto sin da bambini per bisogno e con i mezzi di quella volta, e rifanno questa rievocazione della mietitura come si faceva una volta. Adesso la tecnologia è arrivata dappertutto, quindi anche nei motori, come si può ben vedere, quindi è una rievocazione, perché sono mezzi che rimangono solo per la festa effettivamente. Momento anche di commiato per chi 55 anni fa fondò la cooperativa agricola Falcineto e che dette vita alla festa della mietitura. Nicola May, a raccogliere il testimoni il suo figlio Francesco, coadiuvato dai suoi fratelli. Ed infine vi ricordo un appuntamento per la serata di oggi. A promuovere è la Onlus Papa Carol di Fano, in memoria della figura di Giovanni Paolo II, nella doppia ricorrenza della sua santificazione e del trentennale della sua venuta a Fano. Questa sera alle ore 21 nella chiesa di Santa Maria del Suffragio a Fano, una conferenza testimonianza dal titolo Solidarnosc con Papa Giovanni Paolo II. A parlarne sarà un amico di Karol Wojtyła e politico polacco, Józef Dabrowski, presidente nazionale dei Ferrovieri Cattolici in Polonia. Bene, con quest'ultima notizia è tutto, io mi fermo qui per questa edizione del sabato del TG Occhio alla Notizia, che torna domani sera per un'edizione speciale elezioni. Grazie per la vostra attenzione e buona serata a tutti.